God Save the Wine, la primavera dei territori del vinile, andiamo a scoprire in un posto incantato come Salina. Andrea, anche te che li vendi su Firenze, sicuramente ci sarai stato, cos'è che ti ha colpito più del paesaggio di Salina? Beh, intanto la luce, perché ciò che la luce che invade Salina nelle belle giornate è qualcosa che non vedi molto spesso. E poi chiaramente i profumi che la macchia mediterranea esprigiona in questo periodo è coinvolgente, che poi devo dire ritrovi direttamente nei vini, incredibile, perché uno dice la natura come si trasforma, no? come interpreta poi, è questo veramente, uno se ci va, quando beve qualcosa lo ritrova tutto lì. Quindi sembra una fase fatta, ma in realtà è lo stesso respiro della natura. Ecco, una cosa che siamo in primavera, tra un po' c'è l'estate, ragioniamo un po' di abbinamenti di questi vini. Con cosa si abbina? Ecco, per esempio giù a Salina ormai sei un cittadino onorario, con come Salina Bianco su cosa lo abbiniamo? Beh, ricci di mare, direi che è un piatto che... Sì. Anche una vongola, perché poi vuol dire forse... Nel nostro territorio è più facile trovare uno spaghetto alla vongola che un riccio di mare. Esatto, quindi sulla costa toscana, a Firenze, anche dove i ristoranti di pesce finalmente ce ne sono un po' di più, qual è il vino, il best seller di Cantine Colosi qui a Firenze? Beh, sicuramente il Salino Bianco, perché è un vino che con la sua aromaticità, però con quella sua salinità, di un vino semplice che chiaramente non è, come dire... non esprime la potenza, la forza che magari per farsi pagare molto. È un vino estremamente semplice che costa un prezzo giusto e che però soddisfa veramente tanti. Li vediamo dai risultati dei consumi del ristorante, come generalmente assaggiano questo prodotto, è un ordine. Tra l'altro è un vino che è buonissimo al primo bicchiere, ma il secondo è ancora meglio, che è raro, no? Che richiama, ed è effettivamente anche un rispetto alla Sicilia, siamo abituati a pensare a vini intensi, ricchi, eccetera, invece Salina anche qui è un'isola nell'isola nell'isola. Beh, certo, però io vorrei dire anche un'altra cosa invece sull'altro vino, che è meno, perché uno parla di Malvasia e pensa di trovare un vino dolce, ma la Malvasia secca di Colosi è un vino da crudo incredibile. E devo dire che ne ritroviamo veramente gente privata che ci scrivono tutti i giorni perché hanno assaggiato in vari ristoranti, interessati a sapere dove poterlo comprare, perché è un gusto che l'ha sorpreso. Quindi, nei prossimi mesi Malvasia delle Lipari secca, mi raccomando, Cantine Colosi sul crudo, non chiedete altro.